Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi parliamo ancora una volta di rune. Hai scoperto qual è la tua runa di nascita, ma comunque ti senti attratto da un'altra runa, o comunque stai facendo una divinazione, però ti senti più attratta da una determinata runa. In molti mi hanno fatto una domanda simile e magari poteva essere utile anche a te scoprire il motivo di questa attrazione così strana. Devo dire che anche a me è capitato, quindi non ti preoccupare, è normale. Ci possono essere diversi motivi per cui tu possa sentirti attratto da una runa in particolare che non è la tua runa di nascita o che comunque non è una runa che ti è capitata durante una divinazione. Il primo motivo è che magari ti vuole comunicare qualcosa che assolutamente tu devi comprendere. Il secondo motivo può anche essere che magari quella runa è legata a una divinità con cui tu ti senti affine e magari non lo sapevi neanche che era legata a quella determinata runa. Il terzo motivo è che magari quella runa che ti sta chiamando con tutto il cuore è legata a un segno zodiacale. Ma per questo video voglio fermarmi principalmente sulla prima possibilità, perché è quella che è molto più probabile che sia. Come ho detto prima, magari sta cercando di comunicarti qualcosa. Magari con i suoi significati vuole farti capire che devi imparare qualcosa per poter affrontare un certo problema, o magari devi imparare qualcosa per poter poi affrontare un problema che ti si presenterà più avanti. Ti sta comunicando che probabilmente devi imparare o accettare qualcosa nella tua vita o nel tuo modo di essere. Quindi rifletti molto su quello che i significati vogliono dire e quello che stai vivendo o come sei tu. Oppure ti vuole suggerire la via che devi prendere, magari sei indeciso sul da farsi, quindi magari hai deciso di farti una divinazione per vedere un po' chiara la via che devi prendere, ma il quadro che ti è venuto ti ha creato ancora più confusione di prima. E magari mentre stai rimettendo via le tue rune nel sacchettino vedi quella runa che ti richiama, probabilmente il suo significato ti suggerisce come meglio dovresti muovere per intraprendere la via giusta. O magari vuole farti notare qualcosa che deve emergere di te. Per esempio, a me è capitato molte volte di fare sempre la stessa domanda perché non notavo il palesarsi di quella divinazione, tipo sì, ok, ma non ho visto ciò che mi hai suggerito, non ho notato nulla di questo tipo. E nella maggior parte delle volte in quelle divinazioni usciva sempre la runa che richiamava femminilità, e in quei momenti lì non ritenevo molto importante quel termine. Soltanto molto più avanti, tipo l'anno scorso, ho fatto caso che quella runa corrispondeva a una voce potentissima che non faceva altro che urlare nelle mie profondità. Quindi ho compreso magicamente tutte le divinazioni che non mi quadravano. In ogni caso, comunque, anche se tu hai le tue rune di nascita, non sentirti in difetto se provi affinità con una certa runa che non corrisponde per niente a una delle tue principali. Ma anzi, ti suggerisco di inserire quella determinata runa che ti sta chiamando nelle tue principali, così da avere un quadro ancora più completo e più ricco che magari ti può aiutare in quel preciso momento nella tua vita, magari ad affrontare un problema, magari a comprendere meglio ciò che ti sta capitando, o magari a riflettere su te stesso e notare che magari il tuo io ti sta dicendo
che c'è bisogno di un cambiamento, che è giunto il momento di far emergere una parte di te che ancora tenevi nascosta. Quindi accogli tutte le rune che ti comunicano, che ti chiamano, accogliela a braccia aperte, perché sicuramente ha in serbo per te un significato molto speciale. E niente, con questo è tutto, spero che il video sia stato chiaro. In caso non farti problemi a lasciare un commento sotto e a scrivermi, anche se hai altre domande, hai altri dubbi, non farti alcun problema, fammi sapere cosa ne pensi. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Io ti auguro una magica e dalfica giornata. Ciao Mallon, e grazie di essere stato con me anche oggi.